in particolare pensiamo a un paese in cui sono in corso tante manifestazioni, tante città, che è la Grecia. Perché la Grecia è l'esempio finale di come le politiche che ha voluto l'Europa non sono politiche che guardano ai popoli di quei paesi, ma guardano solo agli interessi e ai risparmi delle banche e della finanza. E forse dobbiamo rivolgere un pensiero alla Grecia e a quei lavoratori e a quelle lavoratrici che oggi manifestano come stiamo manifestando noi in Italia, perché quando sentiamo dire un po' troppo spesso da tanti: noi non faremo la fine della Grecia, noi non vogliamo fare la fine della Grecia, noi non vogliamo questo, trovo che ci sia in tutto ciò un disprezzo profondo per un paese che non se lo merita e ci sia uno straordinario egoismo che è esattamente la negazione dell'Europa. È capitato a loro e allora noi ce la caveremo, e bisogna sapere che non è così e che quelli che la stanno raccontando così sono esattamente gli stessi che poi vogliono nel nostro paese le stesse politiche che hanno portato in difficoltà la Grecia, che portano in difficoltà il Portogallo e che portano in difficoltà il lavoro in tutto il resto d'Europa. E allora forse invece dobbiamo parlare della Grecia per parlare della questione vera che non si affronta. Noi abbiamo costruito l'Europa, una moneta europea, perché immaginavamo di diventare una vera federazione di stati che ci avevano davvero delle regole comuni. Siamo diventati paesi differenti con una banca centrale, una moneta senza stato, e con una banca centrale che ci governa tutti e decide per tutti che cosa deve succedere. Come per la Grecia, questo ha voluto dire non avere più regole democratiche, così può succedere per il resto d'Europa. Ed è questa la ragione per cui la Confederazione Europea dei Sindacati ha deciso in questa giornata in tutta Europa di dire basta quella politica lì, basta l'austerità, ma anche basta l'idea che non c'è più un'Europa che decide quali sono le politiche economiche e sociali, c'è semplicemente un'Europa della banca centrale e del ritorno degli investimenti e degli investimenti sui debiti. Se non si crea lavoro, nessun paese europeo ce la farà uscire da questa situazione. Guardate, neanche la Germania, che pure pensa di riuscire a farcela, ma neanche loro ce la fanno se tutto intorno non c'è. E tant'è che anche loro non sono ancora in recessione, ma la loro economia sta rallentando. Mercedes-Benz non è un'azienda che non sappiamo da dove viene, è una grande impresa tedesca. E allora ci deve essere una relazione per cui le politiche di crescita che si fanno in un paese non possono corrispondere al fatto che tu fai tagli in un'altra. Non c'è solo, lo diceva prima Luigi, il problema di quanto nel nostro paese la Mercedes guadagna, spesso grazie agli evasori, ma non c'è solo questo, c'è un problema che è quale idea c'è se dentro l'Europa e dentro l'Europa della moneta unica le imprese giocano un paese contro l'altro. Alcoa, che è qui con noi, che si è riaperta una vertenza dopo un lungo periodo in cui pensavamo di averla risolta e salvata, perché siamo di fronte a una multinazionale che pensa ogni volta che gli gira di poter dire che se ne va. E anche qui quale politica europea c'è? Perché un'Europa che vuole diventare un'Europa sociale ed economica sia anche in grado di decidere che le multinazionali non sono quelle che dettano a tutti le regole e che fanno sempre comunque quello che vogliono. Vorremmo trovare una ragione per cui la Banca Centrale Europea sta prestando denaro alle banche, comprese quelle italiane, all'1% e quelle risorse non tornano nell'economia reale del nostro paese. Non vanno alle famiglie, non vanno ai mutui, non vanno alle imprese, non si traducono in investimento. Questo è il problema che noi vorremmo che venga risolto, in questo vorremmo un'autorevolezza della Banca Centrale Europea che ponga dei vincoli su quei prestiti di denaro che fa, e vorremmo anche un'autorevolezza del nostro governo che traduca tutto questo. Noi non possiamo arretrare dal punto di vista dell'insediamento industriale del lavoro nel nostro paese. Per questo noi vogliamo un'Europa che sia un'Europa politica, economica e sociale, vogliamo un'Europa che decida delle politiche fiscali, vogliamo un'Europa che si ricordi che c'è perché è fatta dai cittadini europei e non solo dalle banche. Bravo!